Se in soli 3 giorni siamo riusciti a incontrare così tante persone, è stato perché prima abbiamo lavorato insieme, abbiamo incontrato le persone che già lavorano nelle borgate, gli operatori dei centri giovanili, le insegnanti delle scuole, i referenti dei comitati di borgata, i responsabili dei centri anziani e delle bocciofile, i responsabili di associazioni e enti che già lavorano nei territori e animatori delle parrocchie. Sono coloro che ci hanno aperto le porte per entrare nelle borgate, per andare veramente a incontrare le persone, proprio perché loro le persone già le hanno incontrate e già le conoscono e già fanno questo lavoro tutti i giorni. Guarda, è favoloso ragazzi, siete speciali, siete. La mia meraviglia è stata che ci siamo incontrati l'altra sera, che è venuta fuori questa storia e che già stasera sia stata impiantata sopra un palcoscenico. È una cosa stupenda, ecco. Buonasera! Il progetto nasce un po' dal desiderio di provare a restituire a 3 diversi quartieri di Moncalieri un'immagine della loro comunità, in qualche modo poetica, nel senso che si è cercato di lavorare in 3 quartieri diversi di Moncalieri per favorire, per permettere con gli incontri, con le interviste alle persone, agli abitanti, di potersi poi riconoscere in uno spettacolo teatrale. Quindi tu, io, figlia mia, papà, che sei nata e cresciuta in via Sestriere, usciresti con uno di Corso Parliamoci di penso che l'aspetto interessante di tutto il progetto sia stato proprio quello di sforzarsi di aggiungere un pezzo in più alla borgata che noi stavamo visitando. Cioè, non era solo entriamo, la capiamo, proviamo a osservarla, la esploriamo e poi la restituiamo, però la cosa forse bella del venire da fuori era quella di poter restituire anche un'immagine che forse la borgata non ha mai avuto di se stessa. È teatro di giornata, ti racconta la borgata, ma che a gusto sta trovata, poi chi lo sa. Una cosa importante è che noi con questo spettacolo ci siamo concessi un lusso, che è stato il lusso di passare 3 giorni in un luogo avendo il tempo di guardare, di ascoltare, di osservare, avere il tempo di sedersi e chiedere una storia. E questo è già di per sé la possibilità di andare a ricercare quello che di poetico, di artistico, di narrativo c'è in un luogo qualsiasi. Spesso non è così necessario inventare grandi cose, ma avere la possibilità di andarle a cercare. La richiesta di partecipazione creativa che viene fatta durante l'accoglienza e quindi di andare a registrare un sogno o di prendersi la libertà di girare con un barattolino per andare a raccogliere un suono, che sembra una cosa piccola, stupida e banale, viene presa molto seriamente nel momento in cui tu la suggerisci e la proponi come un atto importante dalle persone, perché è uno spazio di creazione, di libertà, di immaginario,
che in cui durante lo spettacolo noi cerchiamo di dare valore, perché ha un valore molto alto e per noi quello è materiale artistico e poetico da utilizzare durante lo spettacolo e non solo, nella vita. Oggi è 19 maggio e qua scrivi la quantità di tempo, un tempo prezioso che hai passato a Borgo San Pietro. 5 anni. Puoi scriverne anche un po' meno se vuoi, se no li puoi anche mettere tutti. Grazie, cos'è? Il respiro di un bambino. Respiro di un bambino, bellissimo. Bravissima. Qui ho le grida dei bambini raccolte qua fuori. Quando si chiude, finisco. Prende il sacchettino, si conserva, si sceglie un luogo che secondo voi ha bisogno di magia. Ok, ce l'ho già in mente. Perfetto, si sceglie un momento propizio, si sparge la polvere di stelle in questo luogo e poi si osserva la magia che accade. Ok, grazie, ti tornerò per dirti com'è andata. Bene. Questa signora è l'anagrafe dei sogni, ci siamo accorti che c'è un calo demografico di sogni e ci teniamo a rifar nascere un po' di sogni in questo paese, non solo qua a Santa Maria ma in tutta l'Italia. Può scrivere il sogno che vuole, piccolo o grande. Il teatro di Borgata, dal mio punto di vista, è un teatro molto significativo, è un teatro di comunità, potremmo dire, un teatro che riesce a dare voce ai cittadini, agli abitanti, ed è un teatro che aiuta in qualche modo a costruire identità, a ricostruire l'identità dei luoghi, che è un processo importante in una situazione in cui viviamo spesso così immersi in una sorta di, diciamo, di dimensione globale che annulla un po' quello che sono invece le relazioni di vicinato, le relazioni sociali che sono, diciamo, i legami sociali che sono un elemento importante. Quindi il teatro di Borgata come teatro che aiuta a ricostruire legami nei diversi territori in cui interviene. Capotreno! Capotreno, venga! È arrivato questo messaggio dagli autisti di autobus. E cosa dici? Vogliono espugnarci i nostri due palazzi con i 96 appartamenti. Gli autisti di autobus! È stato un lungo lavoro di preparazione, molto più lungo di quei 3 giorni effettivi che poi gli attori, i 9 attori sono stati presenti nella Borgata. Ed è venuto fuori moltissimo materiale umano, diciamo, materiale vivo, ecco. E noi come artisti abbiamo poi avuto un po' tutto questo bollire di esperienze, di idee, di racconti, di immagini, e abbiamo cercato di dargli una forma che però è venuta fuori poi in uno spettacolo di improvvisazione, quindi una sorpresa anche per noi. Non sono Giacomo io! Dammi l'incasso della giornata! Non conosco nessun Giacomo! Quello che accadrà durante lo spettacolo è completamente improvvisato e viene improvvisato in quel momento e nasce grazie a questo tessuto collettivo e questa esperienza che tutti quanti abbiamo realizzato nello stesso territorio e di cui fanno parte anche le persone che vengono a partecipare a quella serata. E quindi quello che poi accade in quel momento sarà lì e soltanto lì, ed è per questo che noi lo definiamo uno spettacolo unico e irripetibile, perché quello che accade in quel momento è nato dal lavoro degli attori in quell'istante dopo aver vissuto questa esperienza e del lavoro delle persone che sono lì a vedere. Anagrafe dei sogni. Oggi, 21 aprile 2012, annuncio la nascita di questo sogno. Non avere più paura. Scivolare sull'arcobaleno. Un prato di
gerbere arancioni con in mezzo una barca viola e io leggo sulla barca. Diventare un buon suonatore di chitarra. Diventare un cacciatore. Essere una cantante professionista. Di vedere Giada e Cristina crescere sane e brave. Francesco, mettiti con me, per favore. E poi, se no, divento ricca. Diventare povera. Respirare sott'acqua. Avere meno compiti e non andare a scuola. Diventare una ballerina di hip hop. Diventare una cantante. Vorrei essere promossa. Io non ve lo voglio dire il mio sogno. Però a voi, per favore, fate che sia bene. Laurearmi in psicologia. Diventare grande. Voglio una casa piena di bici. Vorrei poter respirare sott'acqua perché mi piace stare nell'acqua. Creare un bellissimo giardino per matite. Avere un cane. Un futuro di giovani. Diventare calciatrice. Essere calciatrice. Spero che la Ingesi di Noli non chiuda. Tanti eventi come questi. La città del mare a Santa Maria. Prendimi un cagnone. Vorrei essere promossa. Di abitare sempre a Santa Maria. Volare. Che riesca a ritrovare Jones. È il teatro di giornata, ti racconta l'avvocata, ma ti appunto sta trovata, poi chi lo sa?